Ciao a tutti e bentornati su Atti Gaming, siamo tornati qui su This War of Mine insieme alla nostra piccola banda di alcolizzati che si è svegliata in Polonia. Allora, vi ricordate, siamo andati a rovistare con Tony, lui è tornato e io praticamente ci sono rimasto ferito. Quindi ecco, Mario ha molta fame, leggermente ferito. La mia procafia si è aggiornata, procurarsi del cibo è la nostra priorità assoluta, dobbiamo perseverare. Beh, mi sembra giusto, allora intanto possiamo mandarlo a mangiare, visto che sono ferito per primo vado a mangiare, cioè il buon cibo cucinato io approfitto. Ok, oh, ok, Roberto si può pure alzare dal letto visto che ormai è guarito, quindi vado a far mangiare anche lui. Poi chi abbiamo? Ha molta fame e è stanco, Pier adesso vai a riposare. Pier, anzi prima dovrei far mangiare in teoria e poi te manderei a riposare, anche se visto che hai fatto la difesa del merda e mi ha fatto ferire non te meriteresti un po' da mangiare, però vabbè. Allora, c'è qualcuno alla porta. Mandiamoci Roberto che è attento ai dettagli. Vediamo un po', Uè, arrivo. Aspetta, eccomi. Chi è? Baffo! Grazie al cielo, vediamo che dice Baffo. Vivo qui vicino, insieme a mia figlia. Ho sentito voci di saccheggiatori che derubano le case e violentano le donne. Posso chiudere a chiave le porte, ma potrebbero entrare dalle finestre. Mi aiutereste a sbarrarle? Mio marito è stato catturato dai ribelli durante il primo anno di guerra e ancora non è tornato. Siamo completamente sole. Aiutateci, per favore. Ok, sì, l'aiutiamo, sì, vai. Vengo, ecco, andiamo. Vai, Robè, te saluto. Va a stuprare le donne, va a stuprare. Ok, io ho fame e sono leggermente ferito, quindi adesso me ne vado un po' a riposare. Facciamo, ecco, i libri noi li bruciamo tutti, che cazzo ci frega, ci facciamo praticamente il combustibile. Perché tanto di noi, qua siamo quattro alcolizzati, nessuno legge niente. E vediamo di fargli cucina qualcosa in modo che anche lui possa mangiare. E pure Tony deve mangiare. Tony è fantastico. Ci sono rimasti degli animali in città. Ho così tanta fame che mangerei anche un ratto o un piccione. Dai, Tony, fai schifo, cazzo. Non te ci facevo dire che mangiavi i ratti e i piccioni. Allora, io direi di ampliare anche la workbench. Almeno ci dovrebbe trovare un po' più di roba da fare. Quello che mi chiedo è perché non posso riparare praticamente la mia casa. Questa cosa me la devo capire. Bisognerebbe far salire anche questa, vabbè, ma poi ci penseremo. Comunque sì, adesso gli do io da anche un'arma se riesco. Allora, eccola qua, adesso ce li ho. Madonna quanto cazzo costano comunque, cioè costano un botto per riparare la casa, costa veramente un botto. Vediamo qui che possiamo fare. Ok, senti, fammi se in coltello. Costa un botto pure il coltello, però è un'arma che da difesa che ci potrebbe permettere di averci un po' meno incursioni. Comunque sia di non perdere oggetti quando fanno l'incursione o di farli rimanere feriti. Allora, è arrivata la notte. Io posso fare una cosa. Dormi nel... Allora, raga, me la voglio rischiare. Voglio fare così. Le faccio dormire tutte e due nel letto e con Pier vado a rovistare. Me la rischio, perché è un rischio grosso. Però perlomeno ci si prova. Allora, siccome alla casa della fantasma ci dovrei tornare, perché ci sono le medicine, ci sono le cose che vorrei prendere, però mi serve comunque sia una lima che al momento non ho. Vado da un'altra parte, posso andare alla città vecchia. No, città vecchia però mi sa che ci dovrebbe essere tipo possibilità di scambio, una cosa del genere. Posso provare alla chiesa, al supermercato. Fare attenzione al supermercato. Casa tranquilla. Ok, potremmo andare alla casa tranquilla, raga. Vai, andiamo alla casa tranquilla. Finché non c'ho l'arma non posso andare praticamente al supermercato a stagione così, perché rischierei un po' di rimanerci secco. Anche se dopo visto come si è comportato Pier ero nel difendice, insomma, mandarlo al patibolo al supermercato non sarebbe una brutta idea. Allora qui di fuori, beh, non si trova mai niente di che, sempre qualche parte. La legna in teoria, allora la legna in teoria non la dovremmo prendere perché la guerra, siamo già sopravvissuti ad una guerra. Ci sono gli anziani. Cosa succede? Chi è lei? Fatti i cazzi tuoi. Se la parte dei banditi dicono che non siamo alcun problema a ripulire le loro vittime. Che palle. Ma se l'ammazzo? Ma questi sono buoni. Mi pare brutto ammazzarlo. Solo che senti, a me mi serve la tua roba. Ma come volevo fare? Senti, mi cura niente, io ti rubo. Non me ne frega un cazzo. Fuori, non prendere le mie medicine. Sono di mia moglie, non me ne frega un cazzo. Io so Pier, sono un bandito. Faccio il cazzo che mi pare. Cosa pensi di fare? Lo vede che penso di fare, se mi fa girare così. Allora, non ti ammazzo, te derubo e basta. Nasconditi da qualche parte, ok, stanno a fuggire. Vabbè, non mi interessa se fuggiti. Io voglio soltanto rubare per conto mio. Ecco, vedi? Un casco danneggiato. Questo se lo ripariamo. Però intanto guarda, stanno a correre di sopra. Se stanno andando a nascondere, pensano che io l'ammazzo. Non, io non ve voglio ammazzare. Voglio solo
più delle cose che mi possono essere utili. Guarda, mo scappano giù con la pistola e mi sfondano, eh. Lo so, raga, lo so. Che me, io adesso voi starete a pensare che sono un bastardo senza cuore, che sto a derubare dei vecchi in guerra. Lo so, non si fa. Io sono contro queste cose. Anche a me mi dispiace di quello che sto a fare, raga. Mi dispiace un sacco. E questa cosa comunque sia ricadrà anche sul morale dei nostri giocatori. Però, d'altro canto, raga, a me mi serve la roba. Io mo che ho da fa. Io in qualche modo, insomma, me la devo cavà. E l'unico modo per cavarsi al momento è questo, cioè derubare per altre persone. Allora, non so che posa. A questo punto poso le parti e mi prendo anche questo. Vediamo se trovo qualche medicina o qualche cosa un po' più interessante sopra. Ah, non sembra che ci abbiano grandi cose. Ah, nel bagno sicuramente ci sono le medicine. Tanto dice, oramai abbiamo rubato, insomma, cosa più, cosa meno, non dovrebbe cambiare molto. Guardali, guardali come sono lì che hanno paura di piare. Oh, oddio. Fermi tutti. Sì, poso queste e mi prendo le medicine. Queste sono importantissime. Mi dispiace, signori anziani. Guarda, vi rubo soltanto la roba e vi lascio morire di fame e di stenti con le senza medicine. Madonna, guarda quanti ce n'hanno. Raga, a me mi dispiace. Che cazzo lascio? Allora lascio il tabacco e lascio la carota e mi pio tutte le medicine che posso. Lo so, mi dispiace, ma è la legge del più forte. Non so come arrivarci. Come non so come arrivarci? Perché sei stupido, Pier. Vabbè. Va, forza, te guido io, forza. Non è una cosa difficile scendere qui sotto, Attenzione, Pier è tornato, il bastardo. Ha appena saccheggiato dei vecchi. Ma a lui non interessa, lui è così. Adesso mo ci avrò tutti i personaggi che faranno ma a quale scopo? Con quale prezzo? Abbiamo saccheggiato dei vecchi. Adesso cosa succederà a quelle persone? Pier, non te ne è mai fregato un cazzo mentre le saccheggiavi. Mo adesso va al moralista. C'è un sacco di... guarda le medicine che c'è. Cioè non si potevamo lamentare. Non ho lasciato molto a quegli anziani. Lo so. Che t'ho da fa? Allora. Ah, Roberto è tornato, va. Stanco, a fame. Affame. Allora, senta, alza un attimo. Io sono guarito nel frattempo. Questa è una cosa buona. E niente, loro praticamente le mando tutti e due a dormire. E poi faccio termine a giorno, perché tanto non c'ho niente da fare al momento qui dentro casa. A meno che non gli fa bevere l'alcol e le fa ombrica a tutti. Oppure un sacco di cibo. Cioè, nel senso, guarda, proprio mi mancano solo tanto un sacco di parti e roba varia. Che però, quelle, insomma, se può fare un bel viaggetto e recuperarle. Allora, andrò a rovistare sempre con Tony. Poi, allora, no, Pier, attento, ci metto più a fa la guardia. Ti metto lì nel letto, dormi. Dormi pure Roberto, gli è sparita la foto, non so per quale arcano motivo. E fai la guardia con... io fa la guardia stavolta, così le cose cambieranno. E voglio provare a andare alla stazione di benzina saccheggiata, raga. Allora, questa sembra che la gente abbia prosciugato fino all'ultima goccia. Beh, che la benzina non ci fosse, quella era poco ma sicuro. Ed è pure da poco saltata in aria. Vabbè, prendi tutto. Insomma, io qui non ci sono stato mai poi, Non so manco se c'è gente o se ci potrebbe essere gente. Prendi tutto, vedi, c'è un sacco di parti, un sacco di robetta che a noi in teoria fanno comodo. Se troviamo anche la legna, prenderemo anche quella. Ok, vediamo un po'. Allora, facciamo le parti della pistola che non so male. Io sto orsetto, vabbè, me lo levo perché tanto non ci faccio nulla. Questo lo prendo. Al momento prendo pure la sigaretta. Vediamo però se riesco a trovare qualcosa di un po' più utile, Ok, dopo la bellezza di 2000 ore siamo riusciti praticamente a levare quel cumulo di macerie. Questi sono scaffali? Sì, mi sa di sì. Possiamo adesso trovare qualcosa. Guarda quante sigarette. Cioè, praticamente c'è un tabaccaio qui dentro. Ok, parti di armi. Questo ci interessa, questo pure. Allora, c'è una notta. Sì, una notta. C'è una nota sotto il tavolo. Non è proprio nascosta, ma potrebbe facilmente non essere notata. Dalla scrittura si potrebbe dire che è stata scritta da una donna di fretta. Miloz, mi dispiace tanto. Non potevo più aspettare. Ho nascosto alcuni gioielli all'interno dei libri. Cercali nel seminterrato, dentro delle scatole di cartone dietro la porta. Usali, rimani in vita per favore. Ok. Vediamo un po' qui che dica, Qui c'è qualche topo. Sì, c'è qualche topo del cazzo. Allora, vediamo un attimo, perché io ho visto che ci sono delle sbarre lì, quindi in teoria... Allora, no. Sì, eccole qua. Sicuramente sono qui i gioielli. Però qui c'è un frigorifero.
A noi fa bene pure questo. Allora, le carotine sì, le abbiamo. Queste le possiamo pure lasciare per il momento. Eccole qua. Allora, una, lascio questa. Me prendo un'altra parte e me prendo un'altra trave. Se la trovo un'altra ancora, sarebbe pure meglio, perché almeno ne finisco tutte e quattro. Oh, qui c'è un cadavere, raga. Vediamo che c'ha. Questo povero uomo sembra essere stato sorpreso dal bombardamento. Che stava facendo qui? Che cazzo ne so. Ma non lo posso saccheggiare? No, perché? Di solito quando c'è qualcuno morto te lo fa saccheggiare. Questo invece a quanto pare no. Vabbè, noi continuiamo a piazzare tutta la roba che ci serve. E penso che se ne potremo pure andare, perché siamo pieni. Vabbè, vediamo se troviamo qualche altra cosa interessante, ma dubito. Allora, qui c'è da faccia in via, pure qui c'è da faccia in viaggio apposito. Il problema è che se stai a sentire, praticamente dovresti ritornare in tutti i posti, perché c'è sempre qualcosina che ti serve e che sei costretto a lasciare indietro. Allora ragazzi, io direi concludere qui questa puntata. Spero vi sia divertito. Mi raccomando, condividete la serie con i vostri amici per aiutarmi a crescere. E continuate a seguirla. Mettete un bel like. Lasciate, ragazzi, lasciate like a volontà. Un saluto a tutti dal vostro Comando Wolf. E ciao a tutti, ragazzi. The only way for me, villain.